Buonasera dalla Pala Comilica di Prato per la gara dell'ottava giornata del girone di ritorno del campionato di Serie A1 di pallamano femminile, che mette di fronte la Touché Gruppo AF Prato e la Casalgrande Padana. Andiamo alla lettura delle formazioni delle squadre che poc'anzi avete visto la presentazione. La Touché presenta il numero 3 Svigac, la numero 5 Micotti Martina, la 7 Gurra, la 8 Borrini, il 9 Della Maggiore, 10 Nicolai, 12 Blai, 13 Sandroni, 15 Barbieri, 17 Margherita Rossi, 18 Iamo, 20 Viola Rossi, 23 Martinelli, 25 Occhino, 44 Felet, 88 Davossa, l'allenatrice Valentina Megli. La Casalgrande Padana con il numero 1 Bonacini, 3 Mangone, 5 Giombetti, 8 Franco, 10 Furlanetto, 12 Bordon, 13 Apostol, 14 Artoni Simona, 15 Rondoni, 18 Artoni Alessia, 19 Orlandi, 20 Baroni, 21 Giovannini, 26 Mattioli, 33 Lusetti. A dirigere la sfida sono chiamati i signori Zancanella e Testa. Partita importante in chiave salvezza per entrambe le formazioni. Frattanto c'è il fischio d'inizio della partita. Dicevamo, le due formazioni che sono in zona play-out: Casalgrande Padana 14, Prato 12. Quindi partita che ha una valenza particolare appunto per la zona salvezza. All'andata la squadra pratese espugnò il campo di Casalgrande. Casalgrande che ora sta manovrando. Punizione, si riparte dai 9 metri, dicevamo ottava giornata del girone di ritorno, mancano 4 giornate alla fine della regular season. Furlanetto, c'è passivo, bisogna andare al tiro, lo fa, viene stoppato dalle giocatrici del Prato che possono ripartire, impostare la prima azione offensiva, la prima azione offensiva della partita. Iamu, Rossi, giro palla della formazione pratese. Campionato che riprende dopo 3 settimane di sosta dovute agli impegni della nazionale. Ucchino parla per Rossi, fermata, si riparte dai 9 metri per Prato. Iamu, ancora Rossi, lo scambio. Iamu viene fermata, si ripartirà con la punizione dai 9 metri. Rossi sviga, c'è dentro per la numero 5 Micotti Martina, ma non c'è fallo. Può ripartire Casalgrande con Mangone. Franco, la numero 8, viene fermata, si riparte da 9 metri, frattanto c'è il cambio, rientra sul parquet Lusetti. E c'è il tiro di rigore per la formazione del Casalgrande, se ne incaricherà la numero 10 Furlanetto, che va a realizzare, portando in vantaggio la formazione ospite quando sono passati 2 minuti e 40 secondi in questo primo tempo. Manovra ora la Touché Gruppo F Prato. Iamu, penetrazione di Iamu che va a realizzare. Azione personale della classe 2005 del Prato. E ora Casalgrande a manovrare. Lusetti, Furlanetto, Lusetti, giro palla della formazione emiliana.
Furlanetto dalla distanza va a trovare l'angolino, secondo gol per la numero 10 del Prato. E poi dall'altra parte Svigac va a realizzare in penetrazione dall'ala. Si dovrà ripartire la battuta da metà campo. 2-2 quando se ne sono andati 4 minuti di questo primo tempo. Manovra la formazione emiliana. Lusetti, Furlanetto, ancora Lusetti per Mangone, dentro, ma recupera palla Prato, parte velocissima Svigac e pallonetto che va a colpire la traversa. Azione personale dell'atleta croata che poi è andata a colpire la traversa con un pallonetto. Contropiede velocissimo di Prato che poi non è stato finalizzato dalla Svigac. Pallonetto che ha colpito la traversa. Siamo dall'altra parte, il tiro del numero 3 Mangone. C'è la punizione, si ripartirà dai 9 metri per Casalgrande Padana. Mangone, Lusetti, Furlanetto, intercetta Svigac, rimessa laterale ancora per Casalgrande, c'è infrazione e può ripartire Prato. Palla persa in attacco dalla formazione emiliana, può ripartire Prato. Svigac, Rossi, Iamu, giro palla della formazione pratese, Iamu, penetrazione, il tiro, viene fermata fallosamente la numero 18 della formazione pratese. 9 metri Prato, già battuto. Svigac, Rossi, Iamu, ancora Svigac all'ala per Borrini, dentro per Ucchino che viene fermata. Ancora 9 metri per Prato. Iamu, Rossi, bisogna andare al tiro perché c'è passivo. Iamu dentro per Margherita Rossi, però aveva i piedi dentro l'area. Vanificata la rete di Margherita Rossi, può ripartire dall'altra parte Casalgrande. Punteggio sempre sul 2-2 quando sono andati quasi 7 minuti di questo primo tempo. Prime battute di gioco, una partita finora equilibrata, anche dovuta all'importanza della posta in palio. Conclusione di Mangone, la parata di Elena Felet, però recupera palla la numero 19 Orlandi. E ci sarà ancora possesso per Casalgrande Padana. Aveva respinto la conclusione dell'atleta emiliano e la portiere Felet. La palla poi era stata recuperata da Orlandi che aveva subito il fallo. E ora può manovrare la formazione ospite. Furlanetto dentro. C'è però il tocco di piede, si ripartirà ancora con i 9 metri, già battuto velocemente. Furlanetto dalla distanza, sorprende Felet e va a realizzare la numero 10 Furlanetto, terza marcatura personale per il capitano del Casalgrande. Margherita Rossi in posizione di play, dentro per Ucchino, però recupera palla Casalgrande, Furlanetto per Orlandi, ancora Furlanetto che va a realizzare quarto gol personale
per Casalgrande. Dall'altra parte Svigac, la penetrazione. Il fallo è avvenuto fuori, quindi si ripartirà dai 9 metri. Più 2 per Casalgrande. Borrini, Svigac, Rossi, Iamu. C'è fallo di sfondamento, può ripartire Casalgrande. Fermata e ci sono i due minuti per Margherita Rossi. Quindi ora la formazione pratese giocherà in inferiorità numerica. Manovra Casalgrande con Furlanetto, Mangone, Lusetti, Furlanetto per Mangone che va a realizzare Mangone, più 3 Casalgrande. E c'è ora una semplice ammonizione. Per Simona Artoni. Entra ora sul parquet Martinelli. Due squadre che giocano entrambe in inferiorità, 6 da una parte, 6 dall'altra. Svigac, punizione, e Borrini, fallo su Borrini. Finisce per perdere palla Prato, però gli arbitri assegnano il possesso palla a Prato. Iamu, Martinelli, però c'è infrazione di passi di Charity Iamu e può ripartire Casalgrande. Fasi un po' convulse della partita, qualche errore di troppo delle ragazze pratesi e ora è Casalgrande che manovra. Furlanetto, palla dentro, deviata, rimessa laterale per la squadra emiliana, ancora Furlanetto per Mangone dall'ala per la numero 10, la numero 19. Orlandi che va a realizzare dall'ala, più 4 all'undicesimo minuto e 30 di questo primo tempo per la formazione di Casalgrande. E ora Prato che manovra, Iamu si libera, penetrazione, c'è il fallo. E però anche questa azione offensiva di Borrini viene vanificata, quindi altro errore in attacco delle ragazze pratesi. Può ripartire Casalgrande che sta conducendo 6-2 al dodicesimo minuto qui alla Pala Kobilica. Va in penetrazione la numero 33 Lusetti. Fermata, si ripartirà con la punizione dai 9 metri per Prato, per Casalgrande. Lusetti, Furlanetto, Orlandi e poi la penetrazione di Mangone, lasciata troppo sola. Va a più 5 Casalgrande e Valentina Megli chiede time out per cercare un po' di riordinare le idee in casa Prato. Sotto di 5 quando sono passati poco meno di 13 minuti
di questo primo tempo. In questi ultimi minuti c'è stato il break della formazione allenata da Agazzani. Troppi errori anche in fase d'attacco di Prato che hanno consentito alla formazione emiliana di prendere questo break di 5 gol di vantaggio, 2 Prato, 7 Casalgrande. Quando se ne sono andati, come dicevamo, 13 minuti di questo primo tempo. Si riparte con il possesso palla della formazione pratese. Margherita Rossi. Tanto è tornata anche la parità numerica fra le due squadre. Dall'ala Borrini va a realizzare. Va a realizzare Borrini dall'ala. Dall'altra parte difesa di Ucchino sulla numero 8 Franco, che ora lascia il posto a Lusetti. Manovra Casalgrande, Furlanetto. Fermata ancora la numero 3 Mangone. Ancora 9 metri. Furlanetto per Mangone, la conclusione dalla distanza ancora di Mangone, che va a realizzare, mentre dall'altra parte Iamu, penetrazione di Iamu, tiro alto, però c'è il fallo sulla numero 18 della Tusce Prato. Formazione di casa che manovra, Borrini, Svigac, palla persa ancora da Prato, passaggio sbagliato della giocatrice croata, può recuperare palla ancora Casalgrande, che ora manovra con Franco dall'ala per la numero 14 Artoni Simona, che va a realizzare più 6 al quindicesimo del primo tempo. Frattanto c'è un altro errore in fase d'attacco di Prato e può ripartire Casalgrande, che alla metà di questo primo tempo sta conducendo per 9-3 dopo le prime battute di gioco in equilibrio. La formazione ospite ha preso 6 gol di vantaggio grazie anche a una formazione pratese che sta commettendo tantissimi, troppi errori. Furlanetto, Lusetti, Mangone, penetrazione e rete di Mangone, più 7 la formazione del Casalgrande, non trova una grande resistenza finora nella difesa di Prato, che deve cercare di dare una svolta alla partita. Margherita Rossi, c'è il fallo, 9 metri Prato. Rossi all'ala per Borrini, si libera Borrini, va giù, è però 9 metri, già battuto Svigac, Rossi, Iamu. Dentro per Ucchino, che va a realizzare in posizione di pivot. Primo gol per il capitano del Prato, Virginia Ucchino. E
ora Casal Grande a manovrare. Lusetti, Furlanetto, recupera palla per un attimo Prato, sì, la recupera. Il lancio per Martina Micotti che va a realizzare in girata da terra, accorcia a meno 5 Prato. Che cerca di rientrare in partita. Artoni, Lusetti, c'è ora un è rimasta a terra una giocatrice del Casal Grande che ha preso un colpo, sembra alla gola. Intervengono i sanitari per prestare le cure alla giocatrice del Casal Grande Padana. 17 minuti e 49 secondi di questo primo tempo, Touché Prato 5, Casal Grande Padana 10. La formazione ospite ha avuto un break nella parte centrale di questo primo tempo, diciamo da intorno al decimo minuto, all'undicesimo era a più 4 la formazione emiliana, mentre al quindicesimo era a più 6, è stato il massimo vantaggio, no, più 7 se non sbaglio, ed ora si riprende con Casal Grande che manovra. Lusetti, Furlanetto, penetrazione, però si ripartirà con la punizione, 9 metri per Casal Grande, Furlanetto, Mangone. Ancora Mangone, la conclusione ribattuta. Ma va sui piedi di Orlandi, che va sulle mani di Orlandi che va a realizzare il suo secondo gol personale. Che riporta a più 6 Casal Grande. E ora Prato che in manovra con Iamu, Rossi, Svigac, la conclusione alta della giocatrice classe 98 croata, tiro alto, può ripartire Casal Grande. Mangone che costringe al fallo Ucchino che si becca i 2 minuti. Quindi ancora superiorità numerica per Casal Grande. Per il fallo su Mangone, giocatrice molto tecnica e veloce della formazione emiliana, fra l'altro giovanissima, classe 2005. E ora manovra per Furlanetto, Lusetti, Furlanetto, ancora Lusetti che in posizione di pivot va a realizzare. E riporta sul più 7 Casal Grande, 5 Prato, 12 Casal Grande. Margherita Rossi colpisce il palo e poi para la portiere Bonascini, la portiere Bordon. E Casal Grande manovra la palla addirittura per andare a più 8. Furlanetto all'ala, però il tiro della numero 14 Artoni termina sull'esterno della rete. Può ripartire Prato. Svigac, Margherita Rossi,
Margherita Rossi, sfondamento, sfondamento fischiato dai direttori di gara. E può ripartire, recupera palla però Borrini, recupera palla Borrini per la numero 5 Micotti, che va a realizzare Martina Micotti, accorcia le distanze, però è sempre più 6 per Casalgrande. Per dentro, per la numero 8 Franco, che va a realizzare, mentre dall'altra parte perde ancora palla Prato, perde ancora palla la Touché. Troppi errori per le ragazze pratesi. ...22 minuti quasi di questo primo tempo... ...6 Prato... ...13 Casalgrande... ...che manovra con Lusetti... ...fermata... ...la numero 33 Lusetti... ...si ripartirà con i 9 metri... ...Furlanetto... per Mangone, c'è ancora fallo sulla numero 3 del Casalgrande, classe 2005, ancora Casalgrande, c'è passivo, bisogna andare al tiro, lo fa Mangone, la palla termina al lato e può ripartire Prato. Margherita Rossi per Svigac, Iamu, Svigac all'ala per Borrini, palo, palo di Borrini, palo di Borrini, questa volta sfortunato Prato, palo di Borrini. Può rimpostare Casalgrande, che ha un più 7 di vantaggio, ed ora il tecnico Marco Agazzani va a chiedere time out. 23 minuti e 22 secondi di questo primo tempo, che vede la formazione ospite del Casalgrande Padana in vantaggio per 13-6. Un più 7, un Prato che ha commesso troppi errori, soprattutto in fase di attacco, ma anche in dietro. Casalgrande arriva al tiro con troppa facilità. Si riparte dopo il time out richiesto dalla panchina emiliana. Con il possesso per la formazione ospite. Lusetti, Mangone, giro palla. Urlanetto dall'ala, poi perde palla, la recupera Svigac e può ripartire Prato con Borrini, Svigac, Margherita Rossi, Iamu. Prato deve cercare di... C'è il fallo su Margherita Rossi, trattenuta al collo, ci potrebbero, ci potevano stare anche 2 minuti. Iamu,
Margherita Rossi dall'ala per Borrini, che però non controlla palla. E purtroppo altro errore in fase d'attacco. Può ripartire Casalgrande dentro per Orlandi, che va a realizzare il suo terzo gol personale, più 8, massimo vantaggio per Casalgrande. Al 25esimo minuto dall'altra parte Ucchino va a realizzare e ora Casalgrande a manovrare in attacco. Mangone, Furlanetto, ancora Furlanetto, fermata, si ripartirà con i 9 metri, palla dentro, però la palla scivola verso il portiere Felet, che può rilanciare dall'altra parte. Borrini va a realizzare dall'ala il suo secondo gol personale. 4 minuti e 10 alla fine di questo primo tempo. Il Prato in questi ultimi minuti deve cercare di difendere e cercare di accorciare le distanze. Siamo a più 6 per Casalgrande, che ora manovra. Fa girare palla la formazione, poi là il tiro di Furlanetto va dentro, perché colpisce involontariamente Felet ed entra dentro. Dall'altra parte va a realizzare Martina Micotti. Il suo terzo gol personale per la classe 2002 della Tusce Prato. Sempre più 6 per Casalgrande, che manovra con Lusetti, poi dall'ala, palla però recuperata da Prato, che può ripartire. Margherita Rossi per Borrini, Svigac dentro per Borrini, il sottomano di Borrini che va a realizzare. E Prato accorcia a meno 5, 2 minuti e mezzo alla fine del primo tempo. Bisogna difendere con più decisione. Lusetti, Franco, Mangone, fermata da Charity Yamu, 9 metri. Mangone, Lusetti, Furlanetto, palla dentro, però c'è il tocco di piede di una giocatrice del Prato. Si ripartirà dai 9 metri per la formazione del Casalgrande. C'è passivo. Lusetti, Mangone, il pallonetto va a colpire la traversa e si perde al lato. Può ripartire Prato, che ora non deve sbagliare questa azione. Margherita Rossi, Charity Yamu, e meno male c'è fallo, perché anche questa era una palla persa, ma c'è fallo, si riparte dai 9 metri. Yamu, sfondamento, sfondamento, niente da fare, viene vanificata questa azione, poteva essere la palla per tornare a meno 4. Invece quando manca poco meno più di un minuto dalla fine, Casalgrande naturalmente non ha fretta di accelerare i tempi e fa girare palla. Franco, fermata da Charity Yamu, 9 metri per Casalgrande. 50 secondi alla fine del primo tempo, passivo.
dentro, palla recuperata dalla numero 19 Orlandi, tiro fuori, vediamo se ora Prato andrà a concretizzare l'ultima azione, ma c'è da velocizzare, ah no, c'è il, da pulire il pallone. Gli arbitri hanno fermato il cronometro, 28 secondi alla fine del primo tempo, con palla in mano per Prato, che dovrà cercare di andare al tiro a realizzare e chiudere perlomeno sul meno 4. Quindi si riparte da Felet, Rossi, Svigac, Margherita Rossi, Martina Micotti, Rossi, Svigac, all'ala per Borrini, chiusa, va giù, punizione 9 metri, 10 secondi, bisogna andare al tiro, sottomano, ribattuto, c'è la punizione, il tiro di Svigac sul filo della sirena, che termina alto, e si va all'intervallo con Casalgrande avanti di 5, Casalgrande 10, scusate, Tusce Prato 10, Casalgrande 15, questo il finale del primo tempo che vede in vantaggio la formazione ospite, che fino a questo momento sta meritando il vantaggio, troppi errori da parte del Prato, e ora si va al riposo, all'intervallo, e ci risentiamo fra una decina di minuti per il secondo tempo di Tusce Prato Casalgrande.
Torniamo in collegamento dalla Pala Cobilica di Prato. Il primo tempo di Touché Prato Casalgrande Padana ha visto la formazione ospite chiudere in vantaggio di 5, 15 per le ragazze emiliane, 10 per Prato, per la Touché Prato. Che ha avuto anche, cioè Casalgrande ha avuto anche un massimo vantaggio di più 8, 6 a 14 al 25esimo minuto. I direttori di gara, che sono i signori Zancanella e Testa, danno il fischio d'inizio di questo secondo tempo, dove ci aspettiamo un Prato, una Touché Prato un po' più convinta dei propri mezzi. Troppi gli errori, come anche in questo caso. Palla recuperata da Casalgrande, Artoni va a realizzare Artoni Simona. Stavo dicendo troppi errori, subito un errore per le ragazze pratesi, e c'è stato il gol. E ora la risposta con una gran parata del portiere Bordon sulla conclusione di Svigac. In queste prime battute della ripresa la partita prosegue sulla falsa riga del primo tempo. Casalgrande che si riporta più 6, ora Furlanetto, palla recuperata da Casalgrande, Furlanetto, Mangone, la conclusione, c'è però il fallo sulla numero 3 di Casalgrande. Furlanetto sotto mano di Furlanetto, che va a realizzare, mentre dall'altra parte fermata Margherita Rossi. Torna più 7 la formazione emiliana, che ha iniziato questo secondo tempo subito in maniera positiva, mentre Prato ha continuato a sbagliare. Si riparte, è stato cambiato il pallone di gioco, manovra Margherita Rossi, l'appoggio su Iamu, Z-
Zvigac, Jamu. Dall'altra parte per Margherita Rossi, che va a realizzare Margherita Rossi il suo primo gol personale della partita. E ora Furlanetto dall'ala, però c'è infrazione da parte delle giocatrici emiliane. Può ripartire Prato con Borrini. Fallo su Borrini, dovrebbero esserci anche i due minuti per la numero 18 Artoni Alessia. E il tiro di rigore per la Tusce Prato è Beatrice Borrini che va a cercare la trasformazione del tiro dai 7 metri. La finta e la parata di Bordon. La parata del portiere della formazione emiliana. E quindi si resta sul più 6. E ora Casalgrande a manovrare. Mangone, Furlanetto. Ancora Mangone dalla distanza. Va a realizzare il suo quinto gol personale. Dall'altra parte Zvigac, parata. E c'è ora il rigore. Il rigore 2 minuti per Mangone. Due minuti anche per Mangone, oltre che per Artoni, quindi doppia inferiorità numerica per Casalgrande. Ora Prato dovrà cercare intanto di andare a realizzare il tiro dai 7 metri e lo fa con Zvigac. Ora Prato dovrà cercare di difendere la doppia superiorità numerica e cercare di magari di recuperare palla. Manovra Franco, fermata, ancora 9 metri. Furlanetto perde palla, Zvigac se ne va in contropiede, Zvigac sbaglia, era andata via da sola, altro errore in fase d'attacco, e poi Zvigac va a prendersi anche 2 minuti per le proteste dopo aver sbagliato. Era partita in contropiede, tutta sola, davanti, ha reclamato per un presunto fallo. E si becca anche 2 minuti. E può ancora manovrare ora Casalgrande, rientrata Artoni Alessia. Siamo con un giocatore in meno per parte. C'è un fallo in area. Invasione per la numero 19 Orlandi. Può ripartire Prato. Margherita Rossi. Poi il fallo su Charity Jamu. 9 metri Prato. Borrini, Rossi, Jamu. E infrazione di passi. Non ci siamo. In casa Prato, troppi errori per la formazione allenata da Valentina Megli. E può manovrare Casalgrande, che frattanto
è tornata là in, con tutti gli effettivi in campo, mentre Prato è sempre con una giocatrice in meno per gli ultimi due minuti presi da Svigac. Furlanetto va a liberarsi e a realizzare. Settimo gol personale per il capitano del Casalgrande. Iamu per Martina Micotti, che va a realizzare dall'ala. Casalgrande con Furlanetto all'ala per la numero 14, per la numero 14 Artoni Simona, che va a realizzare, e c'è anche il due minuti per Beatrice Borrini. Due minuti per Borrini. Prato che ora in doppia inferiorità numerica, no, è con una inferiorità numerica per i due minuti a Borrini. Rossi, Martinelli, Iamu, Margherita Rossi. 9 metri per la squadra pratese, Iamu per Ucchino, fermata. Gli arbitri richiamano sia Virginia Ucchino che la giocatrice della numero 8, Franco. Si riparte dai 9 metri. Iamu, Rossi, Micotti, palla dentro per Ucchino, però c'è infrazione, aveva i piedi dentro l'area, quindi niente da fare. Riparte Furlanetto dall'altra parte per Mangone, Franco, e all'ala va a realizzare la numero 14 Artoni Simona, il suo quarto gol personale, e frattanto il punteggio dice 13 Prato, 21 Casalgrande, quindi più 8 massimo vantaggio al nono del secondo tempo. Ora Iamu, e ora c'è un due minuti per la numero 19 Orlandi. Due minuti per la numero 19 Orlandi. Frattanto 8 minuti e 46 della ripresa, Casalgrande conduce al Palacobilica di Prato per 21-13, più 8 per la formazione emiliana. E ora Margherita Rossi, Iamu, ancora Rossi, si gira, fermata, c'è fallo, 9 metri per la formazione pratese. Iamu, Rossi all'ala per Borrini, che va a realizzare Borrini dall'ala. E ora Casalgrande che in inferiorità numerica, però fa uscire il portiere e gioca con 6 giocatrici di movimento. Senza il portiere, naturalmente nella fase di attacco, Franco, Furlanetto,
torna in porta Bordon, può ripartire ora Prato, da Rossi a Iamo, ancora Rossi, dentro all'ala per Borrini, riparte Martinelli, fermata 9 metri per Prato. Iamo per Margherita Rossi, all'ala per Micotti, che va, c'è il fallo però su Micotti e ci sono i 2 minuti per la numero 3 Mangone, che sono i suoi secondi 2 minuti per la giocatrice numero 3 classe 2005 del Casalgrande. Charity Iamu dai 7 metri, palo, 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 traversa. Niente, non è proprio giornata per la formazione pratese, tantissimi errori, se si sbagliano poi anche i tiri dai 7 metri diventa ancora più complicato. Parità numerica ora per la Casalgrande, che a tutti gli effettivi va a realizzare Furlanetto con il tiro da fuori, ottavo centro e miglior marcatrice la capitano del Casalgrande, mentre dall'altra parte la palla non è entrata, ma questa volta entra il gol di Martina Micotti. Il primo tiro aveva rimbalzato sulla linea, era stato salvato, poi successivamente il pallone è stato ripreso dalla numero 5 del Prato, che è andata a realizzare. Prato che ora sotto di 7 quando siamo al 12° minuto della ripresa. Urlanetto, Franco, fermata da Margherita Rossi, 9 metri Prato, ancora Rossi, Franco, tiro che colpisce al viso Charity Iamu. Gioco fermo, il tiro di Franco che è andato a colpire al volto Charity Iamu. E c'è time out richiesto anche dalla panchina di Casalgrande. Non dovrebbe essere niente per Charity Iamu, che ha preso una pallonata al volto sul tiro del numero 8 Franco. 12 minuti 18 secondi della ripresa con Casalgrande che è sempre in vantaggio di 7. Un vantaggio che oscilla fra i 6 e gli 8 gol anche in questo secondo tempo, che è proseguito un po' sulla falsa riga della prima frazione, con tanti errori da parte delle ragazze di Prato. E naturalmente Casalgrande sta approfittando. E sta meritatamente fino a questo momento conducendo la partita qui alla Pala Cobilica di Prato, con la capitano Furlanetto, miglior marcatrice finora della partita, con 8 reti realizzate. E ancora la formazione emiliana, una palla dentro per Furlanetto, poi sbaglia Borrini e regala una palla
nuovamente a Casalgrande, che ora però sbaglia, fase convulse, errori da una parte e dall'altra. Ora può rimpostare e ripartire Prato, frattanto sì, è tornata la parità numerica, 7 giocatrici per parte, manovra Martinelli, Svigac, Margherita Rossi, 9 metri ancora Prato, Martinelli, Svigac, la conclusione alta, ma c'è il fallo, ancora punizione per Prato, da Ucchino a Martinelli, Svigac, Ucchino, Martinelli, c'è passivo, bisogna andare al tiro, Margherita Rossi fermata, bisogna velocizzare, andare al tiro, Margherita Rossi, e lo fa Svigac, ma risponde Bordoni, però c'è il fallo su Ucchino, difesa in area di Furlanetto, e c'è il rigore guadagnato da Prato. Svigac, vediamo se riuscirà questa volta a trasformare il tiro di rigore. Gli arbitri fermano il cronometro perché c'è il cambio di portiere, va la numero uno Bonacini a cercare di neutralizzare il tiro di rigore della croata Svigac. Palo, 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 purtroppo non si realizzano neanche i tiri dai 7 metri, sfortunata, ha colpito il palo e quindi può ripartire Casalgrande. Serata no, in casa Prato. Franco e dall'ala Artoni, ma respinge Blai e siamo dall'altro lato, c'è ancora un palo dall'ala colpito da Borrini e può ripartire Casalgrande. Sono un po' monotono, ma a ripetere continuamente troppi errori, ma è la realtà di quello che vediamo sul parquet qui al Palacobilica. Franco, il tiro però il gioco è fermo, si riparte con i 9 metri. Furlanetto, Giombetti, ora è entrata sul parquet la numero 5 di Casalgrande, poi non controlla la numero 8 Franco, palla nuovamente per Prato e può ripartire Martinelli all'ala per Borrini e tiro fuori, però c'è stato il fallo della numero 5 Giombetti, che dice che non l'ho neanche toccata, però gli arbitri hanno visto il fallo su Borrini e c'è il tiro di rigore. Va nuovamente Bonacini a cercare di neutralizzare il tiro di Martina Micotti e può ripartire Casalgrande. Questa volta sbaglia Casalgrande. È la sagra degli errori in queste ultime battute di gioco, però Casalgrande sta conducendo di 7 qui al Palacobilica e ora va, no, neanche ora il tiro di Svigac termina fuori, punteggio che resta sul 15 Prato 22 Casalgrande. Quando siamo al 17° di questo secondo tempo, Furlanetto per Lusetti,
Mangoni va in penetrazione, subisce fallo. Lusetti, Furlanetto. C'è infrazione di passi, può ripartire Prato. Va battuto dalla giusta posizione. E può ripartire Prato. Micotti, Iamu. Svigac va a realizzare. Va a realizzare Svigac. Più 6 Casalgrande. Furlanetto. Lussetti. Fermata Lusetti, 9 metri per Casalgrande. Furlanetto, c'è passivo Lusetti per Artoni, 9 metri con il passivo. Rientra Franco. Furlanetto, fermata. Furlanetto, tiro ribattuto, murato, può ripartire Svigac. E intercetta il lancio su Borrini la numero 18 Artoni Alessia, intercetta la palla e vanifica l'azione offensiva di Prato. Furlanetto ancora a manovrare, Lusetti. Mangoni, Furlanetto all'ala per Artoni, per Giombetti che va a realizzare il suo primo gol. Dall'altra parte Margherita Rossi va in penetrazione e va a realizzare il suo secondo gol personale. Sempre più 6 per Casalgrande. E frattanto siamo al 20esimo, 10 minuti alla fine della partita. Lusetti perde palla, infrazione, riparte la punizione per Prato. Svigac, Ucchino. Margherita Rossi, Iamu rientrata sul parquet. Svigac va a realizzare. Svigac porta Prato a meno 5. Manovra Casalgrande, Furlanetto per Mangoni, Mangone, penetrazione e c'è anche il fallo e ci sono i due minuti per Svigac, sono i suoi secondi due minuti e c'è il tiro di rigore per Casalgrande con Furlanetto dai 7 metri che fa il pallonetto e va a realizzare pallonetto di Furlanetto, scusate il gioco di parole, e torna a più 6 Casalgrande.
Prato che ora giocherà in inferiorità numerica per i due minuti a Svigac. Borrini, 9 metri per Prato. Micotti, Rossi, è ancora un errore in fase d'attacco per Prato. E può ripartire Casalgrande, che sta conducendo più 6 qui alla Pallacobilica in questo che era uno scontro diretto in chiave salvezza. Casalgrande 14 punti, Prato 12. E ora c'è la risposta di Blai sul tiro di Furlanetto. Può ripartire Prato. Margherita Rossi fermata, 9 metri per Prato, e c'è un time out questa volta richiesto dalla panchina del Prato da Valentina Megli. Che sta dando un po' di disposizioni alle sue ragazze. 7 minuti e mezzo alla fine della partita, con Casalgrande che conduce di 6. Dicevamo, questo è uno scontro diretto in chiave salvezza. La classifica, mancano 4 giornate dopo questa alla fine della fase regolare. Prato, questo era appunto, dicevamo, uno scontro diretto per tutte e due le squadre che al momento occupano i due posti nella zona play-out, però Casalgrande, vincendo la partita, la possibilità insomma di continuare a sperare nella salvezza diretta, perché aggancerebbe Ferrara a 16 punti. E ora ancora Casalgrande, se ne va Giombetti e va a realizzare un errore dietro l'altro delle ragazze pratesi, proprio una delle prestazioni peggiori della formazione allenata da Valentina Megli, che non è mai stata in partita se si eccettuano i primi minuti di gioco. Iamu, Martina Micotti, c'è il fallo sulla numero 5 della Tusce, rientra Virginia Occhino e torna sul parquet. Questa è forse l'unica nota lieta della serata, torna sul parquet Melissa Gurra dopo il lunghissimo infortunio, solo per pochi secondi. Altro errore in fase d'attacco di Prato, più 7 Casalgrande, che ora naturalmente non ha nessuna fretta di velocizzare le azioni. Mangoni, fallo di Martina Micotti, 9 metri per Casalgrande. All'ala per Giombetti, tiro alto del numero 5 di Casalgrande. Riparte Prato con Margherita Rossi. Iamu, tiro di Iamu, però c'è il fallo. Nove metri già battuto da Occhino per Margherita Rossi. Borrini, ancora fallo, ancora 9 metri. Nove metri per la formazione pratese. Margherita Rossi fermata, ancora 9 metri per Prato. Iamu,
Abbiamo fermata. Non trova sbocchi la manovra offensiva di Prato, c'è il passivo, il tiro di Amo parato senza problemi da Bordon. Partita che si avvia alla fase finale, 4 minuti alla fine, più 7 per Casalgrande che sta gestendo la partita senza eccessivi problemi. Furlanetto e Mangoni che va a realizzare dalla distanza il suo 6° gol personale, riportando Casalgrande a più 8. Svigac, Melissa Gurra, che dicevamo poc'anzi, appunto, è rientrata dopo diversi mesi a causa di un infortunio. Perde palla Prato, la riconquista, ma palla per Casalgrande. Furlanetto va a realizzare il gol numero 10, suo personale numero 10, mentre dall'altra parte va a realizzare Martina Micotti, in questo caso è il gol numero 6 per Martina Micotti. Partita ormai decisa e segnata a 3 minuti alla fine, e c'è il cambio anche di portiere nelle file del Casalgrande. Bonacini va a rilevare Bordon. Giombetti, sfondamento, lancio per Borrini da parte di Blai, che è il palo interno, e la palla esce fuori. E niente da fare anche in questa circostanza. Si resta sul più 8 per Casalgrande. Quando mancano 2 minuti e 10 secondi al termine della partita, sicuramente le 3 settimane di sosta per gli impegni della nazionale non hanno fatto bene alla formazione pratese, e ora Casalgrande va a realizzare il gol numero 28 con la numero 18 Artoni Alessia. Massimo vantaggio Casalgrande, più 9. E ora Borrini va a realizzare. Più 8 Casalgrande, ultime battute di gioco, quindi serata negativa per la formazione pratese, che come dicevamo non è quasi mai stata in partita, se si eccettuano le battute iniziali. E ora Martina Micotti va a realizzare il 7° gol personale, diventando la miglior marcatrice in casa Prato. Dicevamo, una formazione pratese che non è mai stata in partita, tantissimi errori sia in fase d'attacco sia in fase di difesa, tante palle perse. Ora Svigac va a realizzare il suo 5° personale. Dicevamo, tantissimi errori, tante palle perse, tanti sbagli sia in fase d'attacco che in difesa contro un Casalgrande che già nel primo tempo aveva scavato un break di 6 gol. E arriva la sirena finale qui al Palaco Bilica di Prato. La partita finisce con la vittoria di Casalgrande di 6, 22 Prato, 28 Casalgrande.
più 6 finale. Casalgrande che così sale a 16 punti in classifica, aggancia Ferrara e comunque può continuare a sperare ancora nella salvezza diretta. Prato resta a 12 punti e domenica e sabato prossimo sarà impegnato a Cassano Magnago, che ha 18 punti in classifica, un altro scontro diretto, e poi avrà la trasferta di due partite in casa con Erice e Brixen e la partita di Teramo. A questo punto la squadra di Prato dovrà giocarsi la salvezza ai play-out, mentre Casalgrande con questa vittoria può continuare a sperare nella salvezza diretta. È tutto qui dal Palaco Bilica di Prato, ricordiamo la Casalgrande ha superato la Touché Gruppo F Prato per 28 a 22, e noi ci risentiamo con i prossimi appuntamenti su Eleven Sport con la palla a mano.